E... ho fatto partire la registrazione intanto che mi ero dimenticato questo piccolo pezzo. e poi mi aspettavo che rientrasse Peter, che è il ragazzo che è arrivato secondo all'UTMB, ma entrambi non sono mai stati in gara. Peter poi l'ho visto, mi ha detto che aveva sbagliato sentiero, e probabilmente era ancora un po' stanco dall'UTMB. E Morabit invece, cioè lui sulla Marathon des Sables è imbattibile, no? Però lì è una gara diversa perché cioè, non è a tappe, quindi non, va gestita forse in maniera diversa, non è abituato, non era la sua giornata, insomma. E Sì, quando mi sono rientrati un turco e quell'altro inglese che non aspettavo, ho detto, ma come, questi chi sono? Io mi aspettavo gli altri. Quindi un attimo mi sono destabilizzato, poi ho detto, vabbè, io vado avanti al mio passo e vedremo. e poi ti sei trovato davanti al traguardo da solo con il nastro che ti aspettava. Sì, no, che emozione che è stata quella. Non, cioè, poi vabbè, onestamente, comunque alla fine è una tappa del World Tour. Poi al di là di tutto, sì, non è l'UTMB, logicamente, non c'era il livello che ci può essere un UTMB o anche banalmente alla Lavaredo, quando l'ho fatta quest'anno, il livello c'erano gli americani, tutto, Sì. però comunque sempre emozionante, quindi no. Comunque un ottimo risultato anche alla Lavaredo di quest'anno, sì, perché cavolo, c'è un quinto posto, insomma. No, beh, quanto arrivi in realtà è poco relativo, nel senso perché è stato il tempo che ho fatto che sono stato contento, comunque sulle 13 ore era un gran tempo, poi davanti alla fine erano tutti e quattro su 900 punti ITRA, quindi Sì, stai sì, parlando sì. davvero di professionisti, non come me, anche se mi chiedono se sono un professionista, ma non lo sono, quindi... Però, insomma, sei lì, perché prestazioni, anzi, poi questi professionisti americani proprio sanno una vita di pane e trail. Vivono il trail con grandissimi sponsor, con grandissimo tempo, grandissimi e preparatori, tu sei una persona comune, normale, Cioè, che sì, sicuramente non ho, se non vuoi... è il tuo lavoro principale, insomma, ti devi anche tu ritagliare i tuoi tempi per allenamenti, per tutto, e la famiglia, e nonostante tutto, insomma, quest'anno ti sei fatto anche tu il tuo mondiale. Sì, vabbè, no, sono fortunato, devo dire, nel senso, comunque sia... Vivo in un contesto che non è appunto come dicevi tu, quello americano o quello di altri paesi dove, per dire anche la Spagna, dove appunto ho fatto il mondiale, dove mi sono reso conto di cosa sia il trail, perché noi siamo abituati banalmente a vederlo qua, ma cioè, vai in Spagna è già un altro mondo, vai negli Stati Uniti mi posso immaginare, cioè qui quando parti per una gara... Che sia qualsiasi trail, ormai ce n'è uno ogni domenica, Sì. sai già nel senso quanti se la giocano per fare un buon risultato. Lì, qualsiasi trail corri in Spagna, ce n'è una ventina che provano a giocarsi un gran risultato. Quindi di conseguenza il livello è Così altissimo, elevatissimo certo. proprio perché c'è anche tanta competizione. Quindi è bello, e dopo aver fatto il mondiale così, ho detto: no, basta, voglio fare solo gare all'estero perché sono quelle che ti fanno crescere, no? Tra virgolette. Comunque, bello, cioè, a me piace confrontarmi col massimo, se si può, nel senso. Poi dopo il risultato è fine a se stesso, però mi piace arrivare lì, diciamo. Sì, in Italia il trail, diciamo, c'è, è presente, è ancora un po' di nicchia, anche se insomma sta iniziando a prendere bene il piede. Non so se hai avuto modo di vedere l'intervista di Killian su Radio DJ. Sì, ho visto, bella. Insomma, era un po' strano perché hai lì
il top del trail mondiale, un alieno, e quasi neanche sai che gara ha fatto, che livello sia. C'era Linus che l'ho intervista adesso, per carità, però stai parlando la corsa qui è vista su strada, non è ancora, non si capisce neanche quello che fa Kilian, nel senso, cioè, poi lui parlava, no, beh sì, su Everest, okay, ma poi li guardava, cioè stava schiscio quello che diceva, perché non capiscono neanche quello che fa lì. No, certo. È un altro mondo proprio. Io mi rendo conto in minima parte di quello che può fare, ok? Quindi no, è davvero un altro mondo. E poi c'è, cioè, anche quest'anno che ho fatto il mondiale, che comunque sono stato il primo italiano, ma io comunque sono arrivato a un'ora dal primo, che era Hernando. Cioè, quindi sì, che poi, per carità, io avrei, non ero in un momento forse di condizione che ho avuto poi la Lavaredo nella seconda parte dell'anno, ma anche se metti, tiravo giù 20 minuti, 20 minuti ero già nei primi 10, perché dopo lì siamo tutti molto vicini. Certo. Però tutto questo fa già capire che siamo indietro, come dicevi tu prima, come nazione. E nello stesso tempo, l'anno prossimo invece il mondiale sarà su 40 km, una corsa molto corribile, e lì ci saranno i ragazzi della corsa in montagna, che invece loro ci sono anche professionisti e tutto, affiliati ai corpi, ok? Quindi allora lì non siamo così indietro, in realtà. No, certo, la corsa in montagna sulle distanze sui 40 km, vedi anche Francesco Puppi, insomma, più forte, campione del mondo, è già una distanza vista, anche classificata dalla FIDAL, quindi c'è anche investimento a livello di tecnici, a livello di preparazione, di studio, decisamente è un livello alto anche qui in Italia. Ascolta, no, ecco, tu poi, sai, uno deve anche capire che è proprio uno sport diverso, 40 km, no? Sì, il mondiale che ho fatto, 80, era un altro sport, e fare le 120 piuttosto che 140 è un altro sport ancora. Sì, certo. All'estero c'è la possibilità che hanno un vivaio così ampio, che quindi riescono a pescare da più settori, e scegliere atleti che sono competitivi su tutte queste distanze. Da noi in realtà siamo davvero in pochi, e poi c'è questa, tra virgolette, ignoranza, che si preferisce buttarsi su una gara del World Tour perché ha un prestigio, piuttosto che vestire la maglia azzurra. Ora, io l'ho vestita, è stato bellissimo, ed è quello che mi ha fatto crescere di più, e quindi col senno di poi lo rifarei ancora. Poi dopo, sai, ognuno giustamente però fa le sue scelte, quindi ci sta. Tu sei giovanissimo ancora, 32 anni, hai due figli? Sì. Due figli, un lavoro. E come trovi il tempo di allenarti? Cioè, come riesci a organizzare la tua giornata? Quanto ti alleni? Poi, c'è lì mia moglie che sente, esatto. Non farmi domande pesanti, che qua sennò dopo rischio. Guarda, è un problema comune a noi appassionati delle ultradistanze, insomma, infatti, no, beh, voglio proprio chiedere a te, allora, che... Partiamo dall'inizio, nel senso, primo, ho una gran moglie, una santa, quindi tutto questo aiuta a fare tutto il resto. Quello è indispensabile, una gran donna a fianco è indispensabile per riuscire a raggiungere grandi risultati. Esatto. Poi, vabbè, vediamo questa sviolinata. Nel senso, nella mia storia tutto questo è partito con lei, quindi l'ho condiviso con lei, e io poi ero partito a correre. Ciao! Ero partito a correre proprio quando ho fatto il tour, e per chiederle di sposarmi mi ero portato con me nello zaino l'anello. Quindi c'era tutto questo pensiero, e quindi la cosa è cresciuta insieme a lei. Poi lì non eravamo neanche sposati. Dopo che, vabbè, ci siamo sposati, la mia passione è cresciuta,
E io da atleta normale, che comunque ero un atleta normale, nel senso mi piazzavo a metà classifica o medio alta, insomma, però sono sempre stato sportivo e arrivavo dal canottaggio, dove vabbè, da under 23 avevo fatto anche lì i mondiali. Sì, infatti ho visto la tua storia, che questo in realtà è stato il tuo secondo mondiale, il primo nel canottaggio e questo il secondo nel trail. Lì è una soddisfazione, perché comunque non sono tanti chi riescono a fare a vestire la maglia azzurra in due sport, quindi quello, cioè, personalmente è una mia soddisfazione. Non avrei mai pensato nel trail di arrivare a farlo, ma è stato bellissimo. Ed è stato tutta un'altra cosa, perché nel canottaggio era tutto di squadra, invece qua era di squadra perché quando fai il mondiale tu comunque rappresentando la tua nazione e poi c'è la classifica squadre. Fai proprio la gara senza fermarti un secondo perché ogni secondo è perso che porta la squadra. Quindi, però, cioè, sei tu realmente, sei tu con te stesso cioè, questo sport è te con te stesso, quindi è un altro modo di arrivare a fare il mondiale, quindi è stato bello. E niente, da cosa è nata cosa? Nel senso, quello che ti dicevo, non sono nato un fenomeno, non mi sento di essere un fenomeno. E assolutamente, però capisco che agli occhi di altri faccio cose che non sono per tutti, sicuramente, nel senso alcuni risultati o velocità che riesco a ottenere di corsa, che comunque sono grandi risultati, ma piccoli se guardiamo nel panorama mondiale, no? E niente, poi l'agonismo ce l'ho dentro. E quindi è stata più una ricerca di migliorare, di inseguire un po' i miei sogni, quindi sempre cercare qualcosa di più. Come ho fatto a conciliarlo? In realtà è stato abbastanza semplice, nel senso perché ho sempre coinvolto tutto quello che mi sta intorno, la mia famiglia e le persone che mi vogliono bene. Quindi poi è arrivato anche uno sponsor che è Luca Spada con Eolo, ma lui è arrivato come amico che mi ha semplicemente chiesto di condividere con lui la passione che avevamo insieme. È Allora, diventato un tuo fan. sì, ma perché in una serata che raccontavo che avevo fatto il Tor e quell'anno lì avevo fatto anche l'UTMB. Ma parli del tuo terzo posto al Tor dell'anno scorso? No, avevo fatto 18° al Tor l'anno che è stato bloccato. E per il brutto tempo, e infatti io ero a Olomouc dopo 4 giorni di acqua totale, neve, acqua, di tutto visto. E però arrivavo dall'UTMB e avevo fatto 2 settimane prima l'UTMB, dove ero arrivato 24esimo, 20, sì, 24esimo. Ero stato il primo italiano, comunque era stato. Che in classifica uno può pensare che sia alta, ma un 24° posto all'UTMB è No. un grandissimo risultato. Io, cioè, beh, per carità, io ero contentissimo. L'anno prima avevo fatto 3 gare per riuscire a prendere i punti, per potermi iscrivere. Sono stato preso. Cioè, come fanno tutti, no? Ti imponi un sogno. Il mio sogno era fare l'UTMB, quindi ho dovuto prendere i punti. Sono riuscito a finire il Tor, la Utlo e Cortina. Queste qua erano 3 gare che avevo fatto. Da lì ho preso i punti per fare l'UTMB. L'anno dopo sono riuscito a farlo. Poi mi avevano pescato anche al Tor, perché il Tor mi ero innamorato, perché in realtà non è una corsa, è un viaggio con te stesso, con tutto, e dentro. Allora anche di correre al Tor, e dopo quello che avevo patito l'anno prima, che avevo avuto problemi di ogni, cioè non riuscivo davvero più a camminare, anche quell'anno lì in realtà stavo benissimo, anche se era brutto tempo, che non avevo grossi problemi. Cioè, fisici non ne avevo, ero solo stanco perché Sì, è normale, insomma. è da pazzi pensare di fare un UTMB un Tor. Adesso lo capisco, allora mi sembrava tutto un gioco, no? Sì. E da lì poi, appunto, ti dicevo, Luca Spada si è avvicinato a me, mi ha chiesto di condividere questa passione, che lui ha fatto la TDS e lui è qua di Varese, dove abito io, e da lì allora è nata l'idea. Niente, lui mi dava la possibilità di fare le gare che volevo e tutto. Io gli ho detto, guarda, a me, io voglio fare solo il Tor.
Del resto non mi interessa niente. E lui è diventato un main sponsor del Thor. Perché, vabbè, poi dopo lui era una casa da Tuil, sposava già il progetto, gli piaceva. E poi lui ha sempre investito nelle corse in montagna perché è la montagna dove lui porta la rete, è Sì, sempre stato il suo mezzo più bello per farsi pubblicità, tra virgolette. E niente, poi allora è partito questo discorso e abbiamo fatto un po' di gare insieme, andavamo insieme in trasferta e tutto. E quando sono arrivato a fare il Thor, che ero quinto quell'anno lì, mi sono dovuto fermare verso il 250° chilometro perché ho avuto dei problemi renali, ero un blocco renale per l'alimentazione, perché comunque continuavo a migliorare, migliorando l'asticella si alza allora, certo. e tu corri sempre più a un limite. Se prima correvo a una soglia, tra virgolette, più bassa, i problemi erano minori. Invece, più vai forte, più metti sotto pressione tutto. Sì. E allora lì cosa è successo? Lì ho cercato di capire dove mancava qualcosa. Quindi, sicuramente era l'alimentazione. E allora da lì ho conosciuto Gianni con Kratos. E Gianni mi ha resettato, mi ha dato una gran mano a sistemarmi, soprattutto con l'integrazione anche in allenamento, perché Quindi noi ci tu concentriamo. segui tutto un regime alimentare che comunque è funzionale a quello che è il tuo sport, alla preparazione, alla gara, all'allenamento. Realtà, più che un regime alimentare, che quello ce l'avevo già buono per me, cioè già dalle mie esperienze che avevo avuto, comunque sono stato sempre sportivo e tutto, mangiavo già bene, se vuoi, non è che mangiavo le merendine, che ma ci sta, perché con quello che fai è una cosa abbastanza normale. Lui più che altro mi ha fatto capire quanto è importante anche nell'allenarsi e tutto integrare quando appunto ci alleniamo e in gara come gestirsi attraverso, vabbè, i suoi prodotti, che i suoi prodotti non c'è chimica, quindi non essendoci chimica, e addirittura per dirti, io faccio il miele con le api. E è riuscito a fare i gel col mio miele, Ah, quindi ho chiuso un cerchio che è sì. bellissimo. E prima mi Infatti. portavo il miele mio e me lo mangiavo col cucchiaino, adesso ho i gel al mio miele, miele salato, perché così spezzi un po' il sapore col sale dell'Himalaya, tutte queste cose qua, no? Insomma, beh, Gianni è un luminare, e adesso Luca ha deciso di dargli una mano nella parte commerciale, perché è quella che è sempre mancata a Kratos, diciamo, e quindi adesso uscirà tutta, noi correremo non più come Eolo Team, ma come Kratos Team, che per dare visibilità a loro, perché, beh, se la meritano, è una, Certo. sono davvero bravi. E Ascolta, il discorso team, perché il team è stato semplicemente amici miei, che sono Fabio e Stefano, che sono qua di Varese, con cui condividevo alcuni allenamenti. E allora gli ho detto, Luca, beh, ma cacchio, ma loro vanno forti, perché non facciamo un team così? Luca, ogni idea che gli dai, vede avanti 100 anni e si diverte e via. Allora adesso c'è il team e basta. Tutto qua. Ascolta, quanti giorni ti alleni la settimana? Poi Come è strutturato il tuo l'allenamento, allenamento? dopo ho dovuto trovare anche chi mi seguisse in contemporanea per l'alimentazione. Ho cercato chi mi potesse seguire sull'allenamento ed è stato Fulvio Massa. Sì. Luca si è interessato, aveva letto il libro di Fulvio, era beh, poi si sa che insomma Fulvio è lui un luminare dall'altra Sì. parte, se vuoi. Gianni nell'alimentazione, Fulvio nella preparazione atletica. E niente, Fulvio mi ha seguito il primo anno, mi ha dato giusto un'impostazione, però lui è stato bravo sia lui che Gianni nel capire che io non sono il ragazzo che lavora, nel senso, al computer e può avere un tot di dispendio energetico. Io faccio il giardiniere. Certo, quindi è impegnativo C'è il giorno fisicamente. che sono sulle piante, il giorno che taglio legno, il giorno che magari è più leggero, però il mio leggero è sempre relativo. Quindi in realtà Fulvio ha fatto un. Fulvio mi ha dato un allenamento impostato su quelle che comunque erano le mie giornate, se vuoi. E
E in realtà io non è che faccio 20 ore di allenamento al giorno. Andrea, che appuntamenti hai oggi? Che devi fare al lavoro? Ah, no, devo tagliare due o tre piante, spaccare un po' di legna. Ok, allora oggi fai questo. No, lui in realtà, Fulvio, quando mi dà un programma me lo dà magari per un mese o fino all'appuntamento che abbiamo deciso di fare. Però è calibrato che non mi ammazzo, nel senso, ho il giorno. Poi io, diciamo, sono bravo a gestirmi e glielo ho sempre detto, Fulvio, io no, se quel giorno lì sto stanco non mi spacco, quindi sto tranquillo, no? E lui mi ha Certo. detto, tu hai, lui poi l'allenamento ce lo divide per colore. Per farti capire, il verde logicamente è tranquillo, è un aerobico, il blu hai le ripetute, quindi inizia a essere il rosso, è giù, Sai, testa china e pedalare. netta. E quindi qual è il discorso? Sulla settimana tu vedi quali sono gli appuntamenti dove c'è il blu o dove c'è il rosso e quelli sai che li devi far bene, gli altri. Cioè, far bene, nel senso, devi arrivare che sei in forma perché li sono da tirare. Gli altri li gestisci in maniera più tranquilla se sei stanco. E di solito comunque sono 5 allenamenti alla settimana per quanto mi riguarda, perché se no non ce la faccio neanche a recuperare. Certo, ma riesci ad allenarti la mattina, la sera, pausa pranzo? No, di solito è sempre la sera, e fino ad ora. Adesso penso che farò un po' mattina, un po' sera, dipende da quello che devo fare, perché poi nella parte invernale tanti allenamenti li condivido anche con Stefano e Fabio, Sì. che magari se dobbiamo andare in pista, magari dobbiamo fare ripetute, se no non ci passano più. Invece così è un tirarci uno con l'altro e ci divertiamo anche. No, certo, quindi usi anche la pista come Sì, campo di allenamento. in realtà solamente in questa fase qua invernale. Che adesso Sì. abbiamo finito con le gare e in questa fase qua è quella in cui diciamo fai il motore, aggiungi i cavalli al motore e quindi fai un po' più di ripetute. Pure comoda la pista, almeno se in un ambiente chiuso, tranquillo, con persone, hai i tuoi spazi delimitati, Sì, no, però non quando sei in mezzo alla andiamo nebbia a è cercare un strade isolate, insomma. po'. E lo mandiamo a Fulvio e diciamo di andare a fanculo perché non ce la facciamo, che li odiamo stare in pista noi, quindi Certo. però ci diverti, però quando si entra ti diverti, insomma, quindi ti passa. E poi magari se nevico, che insomma lì sei più tranquillo. Sì. E poi il classico lungo del weekend Sì, in giro per i monti delle tue zone, insomma. qua non abbiamo queste grandi vette, però arriviamo sui 1200, ma comunque hai tanti su e giù che è l'ideale, non hai bisogno di fare 2000 sempre a salire, No, basta fare certo. su e giù spesso, basta. Questo è un po' com'è. Come ti sei avvicinato alle ultradistanze? Cioè, come hai fatto questo cambiamento dal canottaggio alla corsa, corsa in natura e arrivare a fare queste gare di centinaia di chilometri? Qual è Ma stato la scintilla? in realtà io quando remavo già me l'ho avvicinato alla corsa. Beh, la corsa ha sempre fatto era molto importante anche nel canottaggio, quindi lo facevamo spesso, soprattutto d'inverno, magari se il lago ghiacciava o era brutto andavi a correre col vento, non riesci a uscire in barca. E quindi mi è sempre piaciuta. E poi già mentre remavo ho fatto un paio di maratone, però la maratona mi sa che uscivo distrutto proprio per la testa, perché tutto sempre di color orologio, e stesso remare era sempre abbinato a numeri. Quando invece ho iniziato a correre, ho fatto delle corse qua corte di 10 km sui sterrati. È iniziato a piacermi la cosa perché il tempo era relativo, perché logicamente se fai su e giù, serrati, cambia tutto, quindi non hai più l'ansia del tempo, Del cambia. passo a chilometro Esatto. costante. E lì io proprio ho abbandonato l'orologio perché appunto non mi interessava più. E poi
però la distanza mi piaceva perché mi piacevano le maratone, mi piaceva comunque correre tanto. E poi banalmente è nata una sfida con un mio amico, nel senso proviamo a iscriverci al Tor, vediamo se ci pescano. Ah, così. Me hanno preso, sì, sono partito da 0 a 300 Sì. e quindi poi dopo quando ho visto quello che ho visto in Valle d'Aosta, dopo sono innamorato di tutto questo. Io ho visto per la prima volta le montagne verdi in Val d'Aosta quest'anno, che ho provato ad assaggiare il top dread, abituato a, insomma, alle montagne dell'Appennino. Ho provato ad assaggiare un po' le Alpi andando a fare la Lut quest'anno, pensando che fosse comunque come montagne, come salite, insomma, una preparazione anche psicologica, quello che avrei potuto trovare in Val d'Aosta. Non ero mai stato in Val d'Aosta. E Non è quando ho male. visto che chiamano colli delle sbriccole da 3.000 metri, ho capito che insomma la Val d'Aosta è un ambiente da assaggiare, toccare con calma per arrivare a fare una gara come quella che può essere il Top Dread o il Tour des Champs. Insomma, non è un'esperienza così semplice da affrontare, insomma, la Sì, no, Valdosta ha dato una bella sveglia. sì, no, sono impegnativi, hai il verticale, hai il tecnico, hai Sì. tutto, hai parti corribili, e prova l'Eurobio, perché l'Eurobio sono ancora peggio, Ah, sì. Allora me lo segno, allora, Orobie. L'Eurobio, se vuoi, hai meno dislivelli, nel senso lunghi, non hai magari 1500 metri tutti a salire o 2000, sono un po' più corti, però cioè, sono mortali perché sono tutti comunque nei sassi e i sentieri sono di vecchi contadini, vecchi allevatori che poi erano giusto per le malghe, non c'è niente in realtà. E quindi quando poi scendi o sali, è tutto nei sassi, negli sfregugli, e cioè i sentieri ci sono, ma non metti un piede giusto, cioè tu fai le robe quando le ho fatte, fai 20 ore, perché? Perché sono lunghe, perché sono lente, non riesci a correrle, è proprio sì, le corri, ma cavolo, arrivi che di testa Arrivi con gli occhi così per guardare dove metti i piedi, i insomma. piedi li hai devastati. Quando entri in Bergamo Alta, lì l'ho sempre detto a tutti chi andava a fare il tour, vedrai quando entri in Bergamo Alta che ci sono i sanpietrini. Tu ti butterai subito sulle lastre, sul marciapiede, perché non riuscirai più a mettere i piedi sui sanpietrini, perché hai i piedi distrutti. Cioè, Ah. tutto il giorno, tutto sui sassi, ma mi arrivi distrutto. Però sono belle le robe, mi piacciono tanto. E Una sono... curiosità, che dicevi che comunque tu hai iniziato con le maratone, le tue distanze lunghe. Qual era il tuo tempo a maratona? Qual è il tuo personal best sul Ne ho maratone? fatte due in realtà, avevo fatto la prima a Venezia e ci avevo messo 2 ore e 53, volevo stare sulle 3 ore, ero stato con quelli delle 3 ore fino al 30esimo, poi ero riuscito ad andare. E l'altra l'ho fatta a Praga e ci ho messo 2 ore e 40, Ah. 2 ore e 41, una cosa del genere. E poi non ne ho più fatte, ma allenandomi, prendendo le classiche tabelle che ci sono Le tabelle su internet, però quindi. insomma, allenandosi, quindi il motore c'è, il motore c'era e era da sviluppare bene. Parlando con Fulvio, sì, lui me l'ha, cioè, quando ci siamo incontrati, così comunque quando gli ho dato certi numeri, così lui mi ha detto: no, beh, il motore c'è, perché comunque non è che ti puoi inventare niente, ci vuole un motore per fare certe cose. Poi logicamente va ottimizzato quello che già facevi, e semplicemente Fulvio mi ha messo ordine nel mio disordine, se vuoi, no? Sì. Anche recuperare, cioè, sembra stupido, ma con Gianni in più che ci dà una mano,
tante cose sono cambiate. Ma quindi prima di Fulvio Massa tu ti allenavi da solo? Sì. Quindi ti preparavi il tuo allenamento, la tua stagione, le tue fasi, le tue gare, la tua sensazione, sulla base dell'esperienza che potevi aver avuto accumulato in tanti anni di sport, insomma. Sì, esatto, era basato su quello, quindi diciamo non è che facevo proprio le cose così campate per aria, avevo un senso, un criterio. Certo che come faccio le cose adesso mi rendo conto di tanti errori che ho fatto e infatti tante volte io mi arrabbio con Stefano, con Fabio, perché non voglio che facciano gli errori che ho fatto io e io gli sono tra virgolette da esempio perché cioè, sono arrivato ad avere lo sponsor, il preparatore, l'alimentazione, essere seguito come se fosse un professionista, ma non lo siamo, e voglio che loro non cadano in errori di essere golosi, di fare mille gare senza senso, corte, lunghe. Noi abbiamo la possibilità, perché comunque ci è stata data la possibilità di poter fare le gare che ci piacciono, gare importanti e tutto, dobbiamo sfruttarla, quindi porci degli obiettivi e farli al meglio che possiamo. Poi dopo, quel giorno lì non stai bene, quel giorno lì chi se ne frega, nel senso sono un essere umano, lunedì Certo. sono lavorato come tutti i lunedì, non mi cambia niente, i miei bimbi che mi aspettano a casa e via. Allora, con una preparazione, con un metodo scientifico, riesci comunque a ottimizzare quelli che sono i tuoi impegni e lo sforzo per massimizzare poi il risultato. Certo, preparatore poi come Fulvio Massa, insomma, ti dà proprio quel valore aggiunto per riuscire a mettere tutto in ordine. Sì, poi Ascolta, è un grande. la tua gara ideale, la tua gara preferita qual è? La mia gara preferita. Esiste? Beh, potrei dirti di sì, ma in realtà ce n'è ancora così tante da vedere che magari ce ne sarà una in un futuro. A oggi non dico. Preferisci il terreno tecnico, il terreno veloce, tanto dislivello, Allora, molti sali e scendi, salite lunghe, salite corte? in realtà sto crescendo, nel senso, anni fa per me esisteva solo la montagna, solo il duro, solo, infatti l'altra stagione avevo fatto la Dolomiti Extreme, le Orobie, il Tor, cercavo solo gare proprio di montagna perché dove mi esprimevo meglio. E con Fulvio invece lui mi ha messo un po' in gioco per fare il mondiale e tutto, di provare a fare più corribile. Che a me piaceva tanto e invece adesso inizio a prenderci gusto, cioè gusto nel senso, visto che comunque vado bene e resta le mie capacità sulla salita, quindi con le mie bacchette di essere un gran marciatore, ma nello stesso tempo dove c'è da correre riesco a esprimermi bene. Quindi sono cresciuto di qui, sono cresciuto di là, ho mantenuto, adesso l'idea e arrivare magari a fare gare che sono una via di mezzo, lunghe, dove posso esprimermi bene sia sulla corsa che sulla montagna vera e propria. Tu in una gara da 100 km con discreto dislivello, come può essere anche, ecco, la Cappadocia che hai vinto poche settimane fa, la corri tutta nelle salite che fai? Cammini, corri e cammini, come l'affronti le parti più Adesso in salita? sono arrivato al punto che dove c'è da correre corro sempre, quindi per capirci tutto quello che è discesa, passo piano, ascendere, essere in piano, corro. Dove hai un po' di salitina leggera, corro. Dove c'è la salita un po' più duretta, se inizia a essere lunghetta, io comunque tiro fuori le mie bacchette e mi metto in una marcia veloce, che però la mia marcia più è pendente, più è veloce rispetto a uno che corre. Quindi su Sì. quella un po' corribile magari perdo qualcosa, però poi arrivo su che sono fresco, se vuoi, e Certo. quindi riparto col mio ritmo veloce. Dove ripida, ripida, rispetto a uno che corre,
le corricchia guadagno tanto, perché quello che corre comunque si stressa molto e non va alla mia velocità, perché ho un gran passo veloce con le bacchette. Ma tu le salite delle studi? Cioè ogni salita tu tieni il ritmo? Vedo atleti amatori che nelle varie salite impostano il ritmo su carta e poi alla fine diventa quasi mai, diciamo, un'utopia riuscire a mantenere il ritmo che uno si scrive su carta seduto tranquillamente in casa. Allora c'è Gianni che quando ci prepara l'alimentazione per la gara, lui fa dei tempi, cioè si studia dei tempi dove noi passeremo alle varie basi vita, e infatti questo sarà quello che verrà lanciato col sito e tutto, che ti fa un piano gara. Nel piano gara, in base alle tue capacità, alle velocità che tieni, tutto, lui fa una previsione. La previsione ha un range di errore, logicamente. Certo. Però devo dire che Gianni poi con noi li fa sempre più bassi, così noi siamo un po' spinti a batterli. Ma io non guardo mai, cioè guardo quello che è il tempo finale, ma non guardo gli intermedi, perché poi in realtà succede di tutto. Sì, però per dirti, sì. su Thor ho ciccato di 4 ore rispetto a quello che era la sua previsione. E azzeccare su un Thor non è facile con tutte quelle. No, infatti, 4 ore su Cappadocia, quasi un centinaio di ore. Ho sbagliato di un quarto d'ora in Cappadocia. Ah. Quindi è molto veritiero quello che fa Gianni. Un quarto d'ora è pochissimo su 11-12 Certo. ore, quindi è. Ti conosce molto bene. Sì, lui mi conosce, lui analizza molto bene il terreno, quello che è. Io non lo faccio. Io non lo faccio perché io so che devo andare al massimo, cioè c'è poco da fare, nel senso non mi pongo il problema. Anche tanti stanno, appunto, come dici tu, a guardare com'era il terreno. Fulvio, se c'è la possibilità, ci dice di andare a provarlo il percorso, e quello è, cioè, pare il mio, è un 50% della prestazione. Anzi, più è lunga, può essere ancora maggiore la percentuale, perché certo, sai cosa ti aspetta e sai come dosare le tue forze. Se tu sei al limite è tanta, tanta roba. E poi dopo, appunto, io in realtà non lo studio, perché tanto devo andare al massimo, cerco di ascoltare tanto me stesso. E questa è l'altra cosa che sto cercando di fare, di imparare a fare, ora che sono migliorato fisicamente, ora che sono migliorato, ho più esperienza, quello che devo migliorare ancora è ascoltarmi, capire ancora meglio quello che il mio corpo mi dice, e ascoltare la natura che mi circonda per essere più su me stesso, perché hai mille, cioè anche banalmente, se tu ragioni in maniera positiva, non crei tossine, se tu ragioni in maniera negativa, crei tossine. È una stupidata, però è no, vero. No, certo, È vero certo. Che poi più è lunga la gara, più sei sotto pressione, più. Le crisi che attraversi, insomma. Banalmente, quando al 30° chilometro in Cappadocia mi hanno recuperato, dopo lì ero un attimo destabilizzato, no? E il mio pensiero, ragionavo in maniera negativa, quindi pensavo che avevo a casa Lorenzo, che l'avevo lasciato a casa, che qui, cioè, pensieri normalissimi, no? Però che un po' mi mettevano a pressione. Allora ho cercato di resettarmi, di dire vabbè, ma io sto bene, sono tranquillo, loro invece mi aspettano, e cambiare il modo di pensare. E questo man mano ho addrizzato e sono ritornato a essere tranquillo, a correre tranquillo. Però è difficile quando sei sotto pressione, e quindi devi riuscire, devo imparare a fare quello. Quella è la chiave di tantissime cose, la testa, vabbè, ma non, penso di non dire niente di nuovo, no? No, certo. No, anzi, è bello sentire che anche un atleta del tuo livello, insomma, ha gli stessi problemi di noi amatori tappascioni. Ma io onestamente, rispetto alle velocità che tenevo all'inizio e quelle che tengo adesso, che c'è stato un gap, ma il mio pensiero è identico, cioè io mi sento di correre come prima, non mi cambia niente, le sensazioni che provavo prima provo adesso, quindi
uno pensa chissà che cosa, anzi, a me sembra di far più fatica perché mi molto, però uno invece dice dietro si fa più fatica, non so dirtelo, sono due fatiche diverse. Sì, certo, sono due fatiche diverse. Un conto è finire una lutta in 13 ore, un altro in 30 ore, insomma. Ah, è vero. Tu concentri tutto insieme e c'è chi mantiene un'agonia un po' più a lungo nel tempo. Ascolta, leggi libri di sport, di sportivi? Non ho tempo di leggere niente, mi Ok. piacerebbe perché c'è una cosa che un po' mi manca, ma non ce la faccio. Cioè, mi manca solo quello, poi non dormo più davvero. Ascolta, hai atleti di riferimento come icone che guardi, ecco, un po' dal basso, così dire, vorrei anch'io essere bravo come lui, arrivare a quel livello. Ma onestamente non l'ho mai avuto questo pensiero, ma sia quando facevo canottaggio che adesso che corro, nel senso mi sono sempre focalizzato su di me, io non voglio essere un altro. Quell'altro ha fatto la sua storia, ha fatto le sue gare. Sì, sì, è un bel esempio. Ecco, io quello Come, che. non solo come esempio atletico, ma anche come esempio umano nell'ambito sportivo. Io quello che cerco è proprio quello di essere un buon esempio per i miei figli. Tutto qua. Questo è quello che cerco di fare io. Io personalmente, come esempio, non saprei dirti, beh, come tutti sono. C'è Valentino con le moto, mi è sempre piaciuto, no? Oppure nel tennis Andrea Agassi mi piaceva per la sua grinta, però cioè, sono cose completamente diverse. Nel trail Kilian cioè, sicuramente è un grande esempio, però non voglio essere come lui, cioè, non lo sarò mai, parliamoci, però nel senso. Non si sa mai, Non aspiro a diventare come lui perché io sono contento di quello che faccio, di quello che ho costruito, quindi non mi interessa, tra virgolette. per te la motivazione è dentro di te. La mia motivazione. La mia motivazione è divertirmi e vedere posti nuovi, conoscere le montagne, stare con me stesso in quei momenti e niente, essere come si diceva prima, un bel esempio, tutto qua per loro. Perché la lince di Gavirate? La lince è cosa? È stato Silvano Gaden, il cronista del Thor, e lui è fuori sempre un soprannome diverso che allora niente, gli piaceva questa cosa, ma l'ha chiamato la lince, basta, da lì sono fuori. La lince. Il tuo prossimo obiettivo? Il mio prossimo obiettivo, ma non lo so, nel senso, quest'anno mi sono tolto la soddisfazione del mondiale, quindi vestire la maglia azzurra, e quello era l'obiettivo con cui ero partito l'anno scorso. Invece l'obiettivo con cui parto quest'anno è di fare il mondiale, sicuramente no, perché non è alla mia portata, nel senso, su una distanza del genere. E le velocità che tengono sarà una gara di 3 ore e mezza è da pazzi mettermi in gioco su una gara del genere. Quindi quest'anno come obiettivo in realtà mi piacerebbe fare gare del World Tour. L'anno scorso volevo fare Madeira, poi non l'ho potuta fare perché appunto col mondiale e vorrei ripartire da lì, da gare del World Tour per poi vedere a fine stagione. Ho provato a fare l'iscrizione alla Western. Ah. E una gara americana mi piacerebbe fare. Beh, vediamo adesso poi perché avendo vinto la gara di World Tour magari ho una possibilità di essere preso tramite questo discorso. Sì. Però cioè, lì poi gli americani figurati hanno tutte le loro lottery, un casino quindi Sì.
Però hai pensato di poter fare proprio il World Tour Championship? no, cioè, da pazzi, nel senso, non ce la faccio. Io giusto, cioè io come obiettivo in un anno provo a metterne due o tre, non posso di più, perché non è. Diventerebbe il tuo primo lavoro, diventerebbe. Mi consumerebbe troppo, non ce la faccio. Quindi, no, un passo alla volta, vedere come sto. Poi le gare che si fanno in Italia, in realtà io le prendo sempre più come allenamento che come gara in sé, che è per arrivare a quello che poi devo fare. Quindi intanto mi vedo posti nuovi e via. Tutto qua. Domani mattina sveglia. Di solito alle 6, perché vabbè, adesso c'è ancora un po' di luce presto, quindi riesco a fare un po' di cose. C'ho da sistemare, parto dal cane, poi vado giù, sistemo due cose da me. Dove ho la campagna, l'orto, le api, poi parto a lavorare e via. Lavoro fino alle. E adesso siamo limitati dalla luce, quindi 5 e mezza, 5 iniziamo a sbaraccare, perché poi se no non trovi più gli attrezzi per i giardini. E poi allenamento. Sì, dopo di solito alla sera verso le 6 o 6 e mezza, quello è più o meno l'orario. Così per le 8 si mangia e dopo mi dedico un po' al resto. Famiglia. Vabbè. Dai, dai, che finché mantieni questi risultati, vedrai che, insomma, non dovrebbe picchiarti più di tanto. No, ma guarda, Ma cioè. lei viene, ma corre lei? No, lei non corre, lei corre dietro i bambini e no, poi cioè, davvero, nel senso, mi sento forse più io in. Oddio, non vorrei fare come Linus con Killian, che gli ha chiesto se sua moglie corre. Mi sega davvero, cioè, stavo parlando giusto di una elite al mondo delle donne che si mette lì a fare una maratona con lui e arriva 3 ore prima, cavolo. Però lascia stare. No, mi sento più in difetto nei suoi confronti che lei invece con me mi supporta più che può, no? Però sono io che mi rendo conto che comunque per fare tutto questo non, cioè del tempo lo devo tirare via e mi spiace sottrarlo alla famiglia. Perché è l'unico che non vorrei sottrarre. Al lavoro non posso sottrarlo perché sennò è un cerchio che si muove della coda, insomma. Sì, è una coperta corta, comunque come la tiri, insomma, Sì. devi trovare il giusto equilibrio. È questo. Finché riusciamo a mantenere un equilibrio va bene, poi se no basta, cioè, chiudiamola lì. Le cose più divertici e meno agonistiche. Purtroppo l'essere aver avuto questi risultati, essere cresciuto così tanto è Ti anche spinge un ad andare avanti, certo. continuo stimolo. Se banalmente magari avessi avuto meno risultati, non avessi avuto uno sponsor, non ci fosse Gianni per dire che adesso si mette in gioco con questo discorso che a me piacerebbe aiutarlo, quindi dargli più visibilità, o okay, che avrei tirato un po' i remi in barca, nel senso cioè faccio una vita abbastanza da matti, però finché ce la faccio proviamo, se non lo faccio adesso, nel senso quando è che lo devo fare, quindi Certo. ci può stare, non per molto ancora però. Beh, guarda Marco Olmo. Insomma, Marco. di potenziale, volendo, ce No, poi cioè, dopo si dovrà arrivare a una scelta se devo andare avanti o farlo diventare un lavoro, nel senso magari n'è. Certo. accostare qualcos'altro. Però il problema è che a me piace andare sulle piante, fare quello che faccio, quindi è difficile che dico no, voglio fare professione, cioè
A parte che in Italia non c'è il professionismo nella corsa per ora, nei Certo. tre, quindi non, ma non è neanche il mio interesse per ora, ti ripeto, poi non si sa mai, ma. Quindi cosa vuoi fare da grande? Continuare nel tuo lavoro principale? Sì, quello sì, le mie passioni, il mio lavoro e poi stare con la famiglia, viaggiare con loro, sfruttare quelle che sono queste gare per girare un po' con loro. Sì, un po' sempre attaccato alle gare, l'agonismo c'è sempre. Certo. Brava. Guarda, ti ringrazio Andrea, sei stato gentilissimo. Ti ringrazio per tutto questo tempo che mi hai dedicato, nonostante ecco, già tutti gli impegni che hai, Sono tutti gli una persona incastri normale. proprio all'ultimo minuto. Ah, dai. No, sono contento anch'io. Spero sia d'aiuto capire che tutti possono fare arrivare dove sono arrivato io, secondo me. Nel senso, Beh, non. magari arrivare proprio lì, no, però no, non tutti, ecco, però almeno si capisce che sei un essere umano anche tu, insomma, con i tuoi problemi di gestione del tempo, con un lavoro come tutti, con gli allenamenti incastrati nei ritagli, tra il tempo da dedicare alla famiglia, il tempo da dedicare al lavoro. E via dicendo, insomma, Sì, volendo le proprie. quello è importante. Poi quello che ti dicevo che comunque ognuno deve puntare a migliorare se stesso. Poi quello che sarà il risultato è fine a se stesso, nel senso poco importa. L'importante è essere contenti. Esatto. È una cosa che ho visto nelle ultime gare che ho fatto, che magari me la sono presa più con calma perché o erano di allenamento o adesso che ho fatto il Valtellina Wine Trail. L'ho fatta proprio più per rilassarmi, vedere, per stare lì con la famiglia e tutto. Ho visto tanto nervosismo, tanto agonismo in gara da parte di atleti che magari sono dietro, proprio nervosi del dover fare, del dover il risultato, che nel senso io non sono mai così nervoso, nonostante sono davanti e quindi. Diciamo, mi gioco qualcosa in più di chi è dietro, no? Che potrei arrabbiarmi se sbaglio strada, se cerco di essere sempre tranquillo. L'agonismo ce l'ho nel gestire le situazioni, cioè la mia cattiveria la metto nel cercare di gestire le situazioni. Invece, quando viene fuori tutta quella cattiveria, gente che bestemmia, che si arrabbia ai ristori perché non fanno in fretta, cioè anch'io, per carità, sarò anche nervoso quando faccio le gare, ok, ma. Deve finire lì la cosa, non è giusto prendersela con gli altri o quel nervosismo che si ha, quel nervosismo lì deve essere trasformato in maniera positiva. Esatto, energia. Esatto, non è facile, ma questo è un consiglio che mi sento di dare perché ho visto e mi ha dato parecchio fastidio, cioè fastidio nel senso buono, però vedere sprecato tanto potenziale per il nulla, perché non serve a niente tutto qua. No, certo. Guarda, ancora grazie. Adesso quest'ultima parte poi. Vabbè, l'intervista finisce qua, no? E io adesso sto cercando di farne altre in modo da avere almeno diciamo un insieme di interviste per dare una continuità a questo tipo di percorso che sto facendo, proprio di sentire atleti come te. Come si approcciano all'agonismo, alle gare, riuscendo comunque a tenere in equilibrio gare, preparazione con la propria vita privata, che insomma è un problema sentito da tanti, ma anche da me. Cioè, io alla mattina mi alzo alle 5 per riuscire a prendere il treno alle 7, arrivo a casa alle 8, mi vado ad allenare. Poi mai visto ieri, no, alle 10 ero appena entrato in casa, c'era ancora la torcia in testa a farmi le ripetute su e giù su una stradina che c'ho qua di fianco, che c'è una pendenza del 15-20%. Questi Sì. sono
poi cercare di incastrare, cioè, seguo anche nel mio piccolo, seguo degli altri atleti che anche loro hanno amatori che hanno il problema di riuscire a gestire il tempo. Cioè, come faccio? A me piacerebbe fare un ultra trail da 100 km, ma ho 2 ore il lunedì, mezz'ora il sabato, 3 ore la domenica. Come faccio a incastrare tutto? Non riuscirò mai a fare una gara da 100 km. Invece, ottimizzando un po' il tempo, facendo vedere che insomma non bisogna essere Kilian, essere professionisti con 20 ore al giorno a disposizione per allenarsi, ma con metodo, con testardaggine, con determinazione più che testardaggine, si riescono a ottenere grandi risultati. E tu, come può essere anche Giulio Ornati o Puppi, che ho contattato anche lui, si riesce a tirare fuori degli ottimi risultati. Senti, sì. Sto andando a caricare il computer che si sta scaricando. Ah, ok. Ho visto che è successo. Tranquillo. No, ma poi beh, Giulio, figurati, ci siamo allenati anche parecchio insieme, quindi lui è come tutti, nel senso, anch'io però banalmente quando ho iniziato, Giulio per me era il super atleta, no? Ho detto non arriverò mai a correre come lui, e adesso quest'estate quando sono andato a correre con lui è stato bello, no? È stato molto molto bello, e poi mi sono trovato io a dargli consigli a lui per il Tor, perché era la sua prima volta che lo faceva, e ho cercato di dargli tutti i consigli che potevo. Quindi poi beh, lui il suo Tor è andato tra virgolette male, se vuoi, ma era troppo, cioè mentalmente non c'era. Il Tor non è una gara, ti ripeto, secondo me è una sfida con te stesso, e se certo, tu mentalmente non ci sei, non lo finirai mai, cioè, è proprio riuscire a superare i tuoi limiti con te stesso. Io quest'anno infatti non l'ho voluto fare perché non c'ero con la testa, nel senso, poi mi era nata Stella a giugno, cioè era stata un'annata pesante per il mondiale, quindi non sei riuscito mentalmente a reggere un Tor, no? E quindi ho detto no, non ce la faccio. Adesso invece mi piacerebbe, con quelli che sono stati i miei risultati, mettermi in gioco su un UTMB, visto che è lì che c'è tutto la creme della creme, nel senso, con tutti, o su una Western, perché è la corsa americana più importante. Quindi questi adesso sono diventati i miei sogni. Pian piano, l'anno prossimo non lo so, vedremo. Poi ci sarà la Badwater, ce ne sono di gare interessanti, la Yukon, la Leadville, cavolo, la Leadville pure. No, vedremo, dai, tanto quello che è importante è anche star bene, nel senso, io non voglio arrivare, per dire, all'Urobe quest'anno, anche lì una cosa che non capisco, io mi sono fermato perché avevo un fastidio al ginocchio, non era neanche un dolore, invece vedo gente arrivare distrutta, ma distruggersi magari anche le ginocchia, gambe, non riuscire più poi a recuperare per una corsa. Vale la pena, nel senso, dimostrare di aver forza, quello sono d'accordo, dimostrare di essere tenaci, tutto, ma per l'amatore, ma tu parli di amatori o professionisti? Gli amatori, professionisti, semiprofessionisti, l'amatore lo vede anche proprio come una sfida personale, riuscire a superare il limite, che può essere il limite del dolore, quindi magari vedi arrivare la persona zoppicante dopo ore e ore dal primo con la faccia tiratissima, però dentro di lui c'hai i fuochi d'artificio, sai, comunque è riuscito a portare a casa un obiettivo che magari era inimmaginabile fino al traguardo. Sì, però anche lì, cioè, io mi sono fermato che stavo vincendo, che ero parecchio sotto al tempo, al record che poteva essere tutto,
ormai mi mancava poco, nel senso potevo finirla e appunto vincere facendo il record. Ma perché? Cioè, ne valeva la pena. Se l'avessi fatto, probabilmente non sarei andato in Cappadocia, non avrei finito la Esatto, devi valere, devi vedere se il gioco vale la candela. Ma lì non lo sapevo se valeva, per me valeva la candela, ok? Sì. Comunque il lunedì ero a lavorare, se mi faceva male il ginocchio non lavoravo così bene, no? Invece io quello mi sono posto come principale problema, non a Cappadocia, neanche ci pensavo, neanche sapevo dell'esistenza per dirti, quindi figurati. Però vabbè, questi sono pensieri che faccio io ogni tanto, tutto qua. Cavolo, devo riuscire ad arrivare bene perché domani devo andare al lavoro. Beh, sì, quello era un po' il mio pensiero, però vabbè, un po' matto, dai, se non siamo matti. No, è un approccio comune a quello che vedo nelle ultra distanze, dove magari c'è l'operaio, il metalmeccanico, chi lavora in fonderia, adesso non mi ricordo come si chiama. Io fortissimo nell'ultramaratone del 100 km su strada che lavoro in fonderia, cioè questo torna dal mondiale la domenica e lunedì è in fonderia a lavorare in officina. Un Sì. altro esempio Calcaterra che fino all'altro giorno faceva il tassista, no? Lui tra un turno e l'altro andava ad allenarsi a Villa Pamphilj a farsi i suoi milioni di chilometri su e giù per le collinette del parco. Mamma mia, anche lui è una bestia, mamma mia. Ho visto un po', ho letto qualche articolo su di lui, ho il suo libro che ho iniziato un po' a leggere, poi non sono riuscito andare avanti, però no, è bello, brava persona anche lui, mi piace. Un libro carino che si legge velocemente. Non so se lo conosci, Ultra di Michele Graglia. Ah no, Michele l'ho conosciuto, Lui è un altro gran personaggio che. ho fatto due chiacchiere, però è molto riservato, quindi cioè, non sono stato lì a rompergli le balle, nel senso, anch'io mi facevo abbastanza dei cavoli miei, quindi poi dopo se conosco qualcuno sparo cagate a manetta, però se no non sono molto socievole, tra virgolette, perché sto bene con le mie api, bello tranquillo, però no, anche lui non mi dispiaceva, mi piaceva come persona. L'ho conosciuto e poi vabbè, lui voleva fare bene il Thor, ma il Thor è il Thor, se non lo conosci ma tu dici che gare vuoi fare quest'anno, l'anno prossimo? Allora, l'anno prossimo. Allora, volevo rifare la LUT, che però non sono stato sorteggiato. E volevo, cioè, uno dei miei obiettivi è quello di andare a fare l'UTMB, no? Ok. Infatti, nel 2019 voleva essere quello l'obiettivo. Però quest'anno ho avuto un po' di cambiamenti, nel senso che. Mi ero candidato per la CCC, non sono stato preso, sono andato a fare il Top Drette. Il Top Drette mi sono fermato a Lomon, quindi mi è rimasto qui e nel 2019 lo voglio rifare e finire, quindi probabilmente sposterò l'UTMB ancora di un altro anno. E Dolomiti Sì. Bella, Trail Extreme l'ho messo a calendario. sì, cioè, parere mio è più bella quella della lutta, cioè, non c'è paragone. I È posti. più impegnativa, è più tosta Dolomiti Extreme, Sì, no? cioè, sicuramente più lenta della Sì. lutta, quello sicuro, ma non è così tecnica, cioè, nel senso, se sei stato in Valle d'Aosta quando vai lì, sei Una tranquillo. passeggiata. No, sì, è diverso, insomma, hai solo qualche pezzettino, ma niente di che, insomma, vai più sereno. Però è bello, il paesaggio è molto più bello che la lutta. La lutta è bella l'ultima parte,
Invece tutta la prima parte che fa anche di notte, così un No, po'. guarda, la parte di notte ormai cerco di spegnere il cervello, aspettare che faccia giorno, perché all'inizio mi piaceva di notte, no? Le nuove esperienze, correre di notte da solo nel bosco. Adesso mi annoia in un modo impressionante. Cioè, correre, aspettare, guarda, il Tod Drett, ad esempio, che è a settembre, che alle 9 fa buio, prima delle 7 non torna fuori il sole, cioè la notte non finiva più, fai tanta, tanta, tanta fatica senza riuscire a vederne la fine. Poi col Tor penso che sia ancora peggio, perché è un ciclo che si ripete. Il Tor, quello che mi avevano fermato quell'anno lì per il brutto tempo, sta, cioè io ho passato a quella lì, penso di non aver mai fatto niente di peggio. Cioè, Più lì ho brutto, certo. fatto 4 giorni, 5 che erano giovedì, mi hanno fermato, cioè a guardare 2 metri di distanza, di giorno e di notte, perché di No. giorno pioveva sempre su cose, nuvole, di notte la luce. Cioè, una roba pazzesca, sono No, ma uscito. infatti come fai? Come avete fatto? Come hai fatto? Mamma mia, mortale. Sì, no, la lotta a me è piaciuta molto, perché sono andato lì che non sapevo neanche, ho detto vabbè, proviamo a farla. Non avevo una preparazione atletica adeguata, secondo me. Invece me la sono proprio goduta, me la sono fatta quasi passeggiata con un altro amico che era venuto con me. Mi è piaciuta tutta, sia come paesaggi che come organizzazione, molto molto bella. Sì, beh, cavolo, comunque, cioè, è World Tour, Sì, quindi sì. quello porta tanto organizzazione, tifo e tutto. La Dolomiti Extreme è un po' più tranquillo, non c'è poco in giro, però comunque è organizzata bene. Basta che ci siano dei buoni ristori, a me è sempre quello che mi preoccupa. Sì. No, beh, per quello di solito se la cavano nelle ultra, dai. Bello, Sì. no? Il Tor Drett, non lo so, ma il Tor è mortale, cioè, ma No, di c'è star. tutto. No, le cose impressionanti. Quando arrivi in cima al Cucuzzolo, a quasi 3.000 metri, ti trovi la cucina con la pasta, che ti portano tutto il coso con l'elicottero, no? La casetta trasparente, cioè una cosa così, fantascienza. Ah, Mai è vero. vista un'organizzazione così. Sono bravi. Poi a marzo, no, aprile, marzo, aprile, vorrei provare i miei primi 160 km su una situazione tranquilla, che sarà il Tuscany Crossing, Ah, ok, lo vuol fare Fabio, ma vuol farlo anche lui, che è la 100 miglia, infatti. sì, la 100 miglia, che è un terreno, è facile, sarà veloce, probabilmente, perché comunque sono 5.000 metri di dislivello, pochissimi per tutta quella distanza. Sì, me l'ha detto Fabio, vuole farlo. Io manco se mi paga. No, No, troppo veloce. cioè, poi negli Appennini così ma poi è presto, no? Ad aprile, giusto? Sì. Inizia a picchiarci già dentro 160 km. Poi è vero, hai ragione che è veloce, però sono sempre 160 km. Sì, sono sempre 160 km, ma se riesco a finirla vorrei provare l'esperienza della Cinque Colli il mese e mezzo dopo. Vabbè. Che a Bravo. me la strada mi ammazza, però non lo so, è una gara che c'ha un che mi ispira. Poi in zone, in terre che conosco, che io ci sono nato e vissuto da quelle parti, in Romagna, quindi mi piacerebbe. Devo testar bene le ginocchia, se lo possono fare. Quello soprattutto, sì. Perché l'asfalto comunque lo subisco tanto. Beh, ma cioè, non te, tutti, nel senso, io stesso quando sono passato da asfalto a trailer è cambiato tanto. Poi Sì, sei rinato. le scarpe, le Oca che usiamo, mamma mia, sono un'altra roba rispetto alle scarpe che usavo prima, sono molto morbide, quindi prendi molti meno botte, cioè quello è andato di fatto. Vabbè, vedremo, insomma.
Gli obiettivi di gare ne ho messi un po' in cantiere, mo vediamo se me le lasciano fare tutte tra la compagna che anche a me mi prende a bastonate, impegni col figlio perché comunque anch'io sono padre, tra l'altro, Bello. separato, quindi ancora più complicata la gestione. Infatti per quello mi alleno di notte, la mattina all'alba, adesso posso ottimizzare anche gli spostamenti perché esco dall'ufficio e me ne torno a casa di corsa. Parto la mattina col treno e quando devo fare magari o un lungo discarico o un fondo veloce, parto e mi faccio questi 20-22 km per arrivare fino a casa. Sì. Questo sono le ultime strategie che sto mettendo in campo per organizzare, per riuscire a ottimizzare tutti i tempi. Anche Fabio, per dirti, lui lavora a Milano e tante volte magari che deve fare una corsa tranquilla, un'ora così, scende prima dal treno e va a casa di corsa, quindi no, siamo tutti nelle stesse braghe. Sì, davvero. Ti lascio andare a dormire. Sì, dai, anche a te. Ti ringrazio ancora e appena mando in pubblicazione il tutto, ti avviso. Va bene, dai, spero sia utile. Basta. Buone corse, Anche peccato buon a tutto. te. Ci Tutto per il vediamo sui resto. monti. Teniamoci in contatto. Tu ce l'hai, hai una pagina, hai un profilo Facebook, magari poi ti linko. Sì, Non lo usi. quello sì ce l'ho, ma io sono poco social, tra Sei virgolette. proprio social. Cioè, c'è Stefano che è sempre a fare le foto, la storia su Instagram, così io. Mi affaccio, proprio non sono così No, bravo. io di mio il personale è pochissimo, però sto cercando la parte professionale, un po' di spingerla anche con la parte del trail come preparatore, via dicendo. Poi mi piace, è un qualcosa che mi scarica, e quindi la parte social sta diventando interessante almeno per darmi un po' di, sia per trovare una motivazione a riuscire a incastrare lavoro e tutto quanto, sia per magari riuscire a trovare un'alternativa all'attuale lavoro che è molto più triste, insomma. Vabbè, Io sto sempre sul computer. ti auguro di trovare questa strada se è quello che vuoi o di affiancarla, insomma. Quindi Sì, ti ringrazio. vedi di fare bene le cose e si fa tutto. Ci proviamo anche a te. In Grazie. gamba. Buona serata. Ciao. 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 Come si fa qua a staccare? Ah, boh, non chiederlo a me. Spengo il computer diretto. Ah, ecco, c'è il rosso. Ok. Oh. Ciao.